Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi presentiamo una nuova scheda, e cioè la scheda per illuminare le carrozze letti di tipo MU, moderne universali. Questa scheda nasce dalla necessità di illuminare il nostro Intercity Notte, sia quello uscito l'anno scorso, nel 2023, con la livrea ICN, sia quello prima con la livrea XMPR. Le caratteristiche che si porta dietro sono comune a tutte le schede che progetto, quindi le varie zone illuminate in maniera indipendente. Nel caso di carrozze letti o cuccette, illuminazione diurna e notturna e rigorosamente un decoder digitale incorporato in modo tale da avere un unico oggetto che faccia tutto. Il progetto è di tipo open source, sviluppato sulla piattaforma di Circuit Maker. I vari sorgenti sono disponibili, quindi liberamente utilizzabili. È presente in descrizione una pagina GitHub dove sono riportati già i file per la produzione in proprio. Se invece uno desiderasse andare a vedere il dietro le quinte, quindi proprio il progetto, sempre sulla pagina GitHub c'è il collegamento al progetto di Circuit Maker, e da lì, tramite il software in questione, è possibile andare a vedere come è stata strutturata la scheda subito dietro. La licenza, come dicevo, è di tipo open source, quindi chiunque può prenderla e realizzarsela. Non sono però autorizzate modifiche, non per cattiveria, ma semplicemente perché la mia politica è: se c'è qualche miglioria che si può fare, discutiamole, implementiamole in un unico progetto, perché se si dovessero andare a creare tanti progetti paralleli, poi magari ci si accorge, o genericamente vado a fare una qualche modifica perché voglio implementare un qualcosa nel firmware, e di fatto, se ci fossero dei progetti paralleli, la modifica rimarrebbe nel mio, e se i progetti paralleli utilizzassero lo stesso firmware fatto da me, poi si creerebbero delle incompatibilità. Quindi in caso di modifiche o di suggerimenti, ben venga, come è successo in passato, ma vorrei rimanere su un unico progetto, un unico filone, quindi non sono autorizzate modifiche, né tantomeno sono autorizzate rivendite, nel senso che, essendo un progetto mio, do la piena possibilità a chiunque volesse di realizzarsela, però non di rivenderla, in qualche modo una piccola tutela personale. Se qualcuno è interessato ad acquistarla, dove potete trovarla? Beh, ci sono in descrizione un'email di contatto, che sia anche solo per curiosità, oppure c'è una pagina Instagram, sempre raggiungibile tramite un link presente qui in descrizione. Questi sono i due canali ufficiali, sia per manifestare interesse, sia per documentarsi, sia per qualsiasi curiosità. L'Instagram forse è un po' più comodo, perché è una chat un po' più in tempo reale, dove è più facile la gestione degli allegati, però ognuno è liberissimo di scegliere. L'email è nata apposta per questo motivo qua. I costi di questa scheda sono pari a 25 euro. Le caratteristiche sono simili alle altre. Abbiamo un porta di diodi come ingresso nella sezione di alimentazione, questo per digerire ogni tipo di segnale che gli arriva a questa scheda. È progettata per lavorare in analogico. Il problema è che in analogico sì, ma quando sei a metà regolatore, quindi quando ci saranno circa 7 volte sulle rotaie. In analogico in corrente alternata, in digitale DCC e un domani in digitale Motorola. Lo stadio di alimentazione è poi affidato a un regolatore step down back, questo perché così si avrà una tensione stabile in microcontrollore, ma soprattutto una luminosità costante a prescindere di quale sia la tensione sui binari. Ovviamente la tensione deve essere maggiore di quella del circuito, quindi dai 7 volt in su. Fra ponte di diodi e regolatore presenta un filtro P realizzato da un induttore e da alcuni condensatori di sostegno, questo per rendere la scheda il più robusta possibile al sistema Railcom. Il Railcom genera una vasca, il famoso Railcom cutout, e ho notato che con alcune centrali, in realtà con la DR5000 e alcuni alimentatori, quando c'è il Railcom attivo, si genera un ronzio che non fa troppo bene ai vari componenti, e di conseguenza è presente questo filtro che attenua molto questo effetto, rendendo la corrente che arriva poi al regolatore il più stabile possibile.
È presente ovviamente un piccolo power pack, parliamo di 400 microfarad, ma sono previste anche delle piazzole per permettere a chi voglia, in base allo spazio e alle scelte che ti prenderà, di aggiungere dei condensatori esterni, rigorosamente sistema di ricarica lenta. È presente un microcontrollore a gestire il tutto ed è anche presente, oltre al sistema DCC base, quindi lettura e ACK, anche l'hardware poi per l'RCN217, ossia il DCC bidirezionale, nome commerciale Railcom, però quella è una questione di copyright e noi lo chiamiamo DCC bidirezionale. Non è attualmente implementato lato firmware, è però implementato lato hardware, in modo tale che in un futuro, quando ci saranno degli aggiornamenti tali a integrare questa caratteristica, comunque le schede sono già predisposte. Il punto di forza è l'illuminazione indipendente, quindi parliamo di avere tutti i 12 i comparti letto illuminati indipendentemente con luci bianche di giorno oppure luci blu per la notte. Abbiamo il corridoio illuminato tramite 4 segmenti e le due ritirate. Illuminato anche il locale di servizio e presenti dei pad per poter utilizzare le luci rosse di coda della carrozza. A completare la dotazione è previsto come sempre supporto a un decoder esterno tramite interfaccia Plux 16 o 22, questo come sempre per garantire la compatibilità con i protocolli di tipo proprietario, quindi nel momento in cui andrò a voler utilizzare la scheda su un sistema dotato di MFX o di Railcom Plus, quindi la tecnologia che usa ESU, essendo protocolli proprietari non sono implementabili da me, tuttavia io fornisco la possibilità di andare a integrare la scheda con un decoder commerciale, quindi un ESU per dire, il quale tramite l'interfaccia SUSI andrà a pilotare la scheda. La scheda diventerà un modulo SUSI esterno, molto stupido, e di fatto avrai il pieno controllo di tutte quelle che sono le caratteristiche luminose, lasciando al decoder esterno la parte intelligente di gestione segnale. È presente lo spazio per un piccolo altoparlante da 20 mm, questo perché se qualcuno avesse la necessità, il bisogno, lo sfizio, comunque volesse mettere dei suoni, tramite un decoder esterno Plux si può tranquillamente andare ad aggiungere dei suoni. Direi che è arrivato il momento di spostarci alla vista macro per poter apprezzare visivamente le caratteristiche che vi ho appena elencato. Cominciamo dal lato destro della scheda, dove andiamo a trovare subito le piazzole per le luci rosse, il nostro ponte di diodi e il filtro P. Ovviamente qua è presente l'incavo per far passare i fili, che andranno poi a essere saldati nelle quattro piazzole. Il nostro filtro P, che si occupa di gestire il segnale in ingresso e di rendere la scheda più robusta a Railcom cutout, gestione del DCC tramite letture ACK e il sistema step down back basato sul chip MCP16331. Qui sotto andiamo a trovare ovviamente il codice della scheda e il numero progressivo. Successivamente andiamo a trovare il power pack formato dai 4 condensatori da 100 microfarad l'uno con il sistema di ricarica lenta e uno zener di protezione da 27 volt. I condensatori sono da 35 volt. Troviamo poi il sistema che andrà a leggere le tensioni analogiche e quindi gli servirà per determinare principalmente direzione e o velocità. Piazzole esterne per condensatori esterni. Condensatori che da minimo devono essere 25 volt, molto meglio 35. Hardware per il sistema RCN217. Microcontrollore con cristallo 16 MHz, porta ISP per la programmazione del microcontrollore, porta SUSI per eventuali moduli esterni SUSI, supporto al nostro decoder Plux 16 o 22, resistori per il sistema SUSI ovviamente, e lo spazio per lo speaker. Da ovviamente anche dall'altra parte possibilità di mettere le luci rosse. Andandoci a spostare nel sotto troviamo ovviamente gli ingombri già segnati sulla scheda, le luci della zona di servizio dei due bagni, delle due ritirate, il vestibolo esterno e il vestibolo esterno anche da questo lato. Ogni scomparto è caratterizzato da una luce diurna bianca e da una luce notturna blu,
Nella parte esterna invece troviamo il nostro corridoio formato dai 4 segmenti, il socket flux. La scheda si presenta in questo modo e grazie ai vari spazi per far passare i fili non ci sarà bisogno di far passare i fili tra gli interni e la scheda. La scheda si appoggerà esattamente sopra gli interni e molto semplicemente i fili usciranno da qua sopra, li faremo girare e li andremo successivamente a saldare. Sotto il filtro P troviamo anche la revisione. Attualmente l'ultima disponibile è la 1.25A. Non ci resta che passare al montaggio della scheda e alla dimostrazione pratica. L'installazione della scheda dentro la carrozza avviene in questo modo. Per prima cosa, questa vettura che possiedo io non ha delle prese di corrente. Quindi ho fatto una prova e ho constatato che le prese, quelle universali, con le tre lamelline, vanno assolutamente bene. Quindi procediamo a staccare i carrelli, facendo lievemente tirando verso il basso, facendo attenzione andiamo a staccare una delle due riproduzioni dei freni, facendo pressione sull'incastro e poi tirando giù. Procediamo poi con staccare l'altro incastro e questa qui sarà libera di muoversi. A questo punto sulla lamella la andremo ad infilare nella fessura che c'è sotto. Una volta infilata non ci resta che andare a richiudere la riproduzione dei freni, che una volta bloccata terrà in posizione la lamella ed eviterà che questa si muova. L'effetto finale sarà quindi questo qui. L'operazione va fatta su entrambi i carrelli. Dobbiamo poi procedere ad aprire la vettura. Per aprirla, come vi ho fatto vedere nel video di unboxing, andiamo ad allargare la carrozzeria e a sfilare verso il basso il sottocassa. Ricordiamoci di fare attenzione alla riproduzione del rack. In questa vettura qui io l'ho tolto, ma nella maggior parte delle vostre vetture ci sarà. A questo punto la scheda è già predisposta per avere i fori esattamente in corrispondenza dei buchi verso il sottocassa. Dobbiamo quindi portare i fili da sotto a sopra. Questa vettura qui è adatta al sistema tre rotaie e quindi anche dei ganci conduttori di tipo Merlin. Ci servirà nel sistema due rotaie, due fili, una per ogni presa di corrente. Ricordiamo di avere gli isolatori dallo stesso lato. Nel sistema delle rotaie invece avremo 4 fili, 2 dai ganci, 2 dalle prese di corrente. Gli isolatori devono essere invertiti per assicurare il cortocircuito elettrico. Facciamo passare i fili, che nella parte dietro hanno un buco proprio qua. Nell'altro caso ci sarà un buco qui sotto e qui dovremo fare entrare i fili che poi sbucheranno in questo compartimento qua, nel 2. Il risultato finale sarà questo qui, con i fili che escono da questa zona qua e i fili in questa zona qui. Ovviamente sta poi a noi camuffarli il meglio possibile. Io consiglio di utilizzare poi dei pezzettini di nastro biadesivo per tenere la carrozza, per tenere la scheda in posizione. Quindi procediamo con far passare dentro i fili alle varie asole. E poi andremo a posizionare, stando agli ingombri, la scheda esattamente al suo posto e a premere in modo tale che il nastro biadesivo la tenga poi ferma. Così facendo la scheda sarà poi perfettamente fissata. Se vediamo che ci sono delle luci fra i compartimenti e i corridoi, possiamo pensare di mettere altri pezzetti di nastro isolante. Già così mi sembra più che sufficiente. Non ci resta che saldare i fili nelle varie piazzole, richiudere la carrozza e ci spostiamo sul tracciato. Ed eccoci alla dimostrazione su binario. Davanti a noi abbiamo il lato con i compartimenti e le due ritirate e procediamo alla dimostrazione delle luci diurne. Le luci, ricordo, sono tutte completamente indipendenti,
quindi accendibili a piacimento. F12, la 24 la blu, la 25 ritirata 1, 26 altra ritirata, la 27 un compartimento qua dietro, ovviamente ogni compartimento è dotato di luci interne blu. Dimmerabili a piacere. Ricordiamoci che essendo blu, se forse sono un po' troppo forti, ma ovviamente sono diminuibili. Invertiamo la carrozza in modo tale da potervi mostrare anche il lato corridoio. Lato corridoio, come dicevo, la funzione 27 è questo stanzino qua, la 0 è il corridoio che gestisce anche i vestiboli da entrambi i lati. Ci spostiamo in notturna, spegniamo le luci ambientali e possiamo vedere com'è la vettura in notturna. Questo è il lato compartimenti. E queste sono le luci di tipo diurno. A questo punto non ci resta che spostarci sul nostro tracciato di prova e vederla circolare per constatare la stabilità luminosa e il comportamento in un regime di circolazione. Siamo adesso sulla prova di circolazione. La nostra carrozza è stata inserita in una composizione così da gioco, nella quale troviamo al traino la 494 Acme e subito dietro la Cuccette Comfort. Come vi ho fatto vedere, la carrozza dispone delle varie zone illuminate indipendentemente, quindi adesso noi andremo a accendere le varie zone giorno per apprezzare al meglio, ovviamente, col fatto che c'è la luce destinale perché è giorno. Allora, qua ci stiamo trovando di fronte al classico problema: giusta luminosità di notte o visibile di giorno? Perché, come avete visto, di giorno non si vedeva nulla, di notte invece, in una stanza buia, l'illuminazione è più che ottima. Se noi adesso per assurdo andremo anche ad utilizzare le luci blu, ci rendiamo conto che l'illuminazione in realtà è più che corretta, però sta sempre a noi capire quale tipo di realismo luminoso vogliamo andare ad ottenere. Direi quindi che per questo video possiamo salutarci, ci vedremo poi al prossimo, dove andremo a presentare l'ultimo tipo di carrozza che completa il treno notte e poi finalmente il set base.